comunale, perché è previsto dall'articolo 42, che dice che praticamente per quanto riguarda l'affidamento ai servizi pubblici è sovrano il consiglio comunale. Evidentemente non si può dare una interpretazione restrittiva, cioè così dice il Consiglio di Stato, non si può dare una interpretazione restrittiva per cui dici, siccome già a suo tempo io avevo detto che la mia patrimoniale di riferimento era Idra Patrimonio e a questo punto Idra Patrimonio ha dato il mandato alla Brianza Acque di effettuare il servizio, il Consiglio Comunale ha già dato. No, il Consiglio Comunale è sovrano in qualsiasi modalità in cui si faccia anche una minima modifica nell'ambito dell'erogazione del servizio, bisogna tornare in Consiglio Comunale. Se no, i consigli comunali già non ci sono controlli, e a questo punto veramente praticamente il Consiglio Comunale non serve più a niente, e determinate decisioni le prendono tre o quattro persone per realtà che significano, come possiamo dire, una gestione enorme di denaro praticamente. Quindi è fondamentale, come diceva Biagio, che si sappia che si deve andare nei consigli comunali per effettuare quello che sono, dare gli indirizzi. Indirizzi se la gestione deve essere fatta da un ente piuttosto che da un altro, sostanzialmente. Sempre per correttezza di informazione, bisogna dire che con appunto la riorganizzazione della regione, ha fatto del nostro modello organizzativo, le competenze i comuni le hanno perse nel momento in cui hanno costituito gli uffici d'ambito. Hanno i comuni delegato alla provincia gli uffici d'ambito, le modalità di gestione, per cui possono dare al massimo un parere, come vedremo, che anche con il vostro caso successivamente è stato dato. Quindi qui c'è una deregulation. Quindi ormai i consigli comunali formalmente hanno queste cose, ma di fatto non possono più. Per cui se arriva tipo Cremona, che l'ufficio d'ambito, nonostante 100 comuni hanno detto che erano contrari, l'ufficio d'ambito dice silenzio assenso, non avete risposto, io faccio la gara. E se l'ufficio d'ambito è stato da poco creato. Questa precedenza, la legge regionale in Lombardia ha detto che i modelli di gestione dei servizi pubblici locali sono di competenza provinciale, salvo un parere consultivo obbligatorio dei comuni, di cui però l'ufficio ne può fare anche posto, indirizzo. Perché poi l'ufficio ha creato l'azienda, che hanno chiamato azienda... Azienda speciale d'ambito. L'azienda speciale d'ambito. Che è la vecchia autorità d'ambito, che era l'autorità che c'era a somma dell'ambito territoriale ottimale, che era l'assemblea di tutti i sindaci, dove lì potevano appunto ecco decidere. Questi sono stati dichiarati decaduti nel momento in cui la Regione Lombardia ha fatto la riorganizzazione degli ambiti territoriali. E li ha portati sotto le condizioni della provincia. Però attenzione. Scusate un altro aspetto, adesso si aggiunge anche la dimensione della riorganizzazione delle province. Esisterà ancora praticamente Monza Brianza come provincia? Infatti. Le delibere che ha preso sono ancora valide oppure praticamente no? Sono vincolanti per i prossimi anni oppure no? Cioè, sono una serie puntualmente di elementi di quadro generale che bisogna contestualizzare, perché sennò. Però sono due piani diversi, nel senso questa osservazione della deregulation non toglie validità a quello che diceva Marco, in quanto lui si riferiva alle operazioni di fusione, scissione, accorpamento, per cui è obbligatorio il passaggio in consiglio comunale. Quindi l'atto non può saltare queste operazioni, l'atto può affidare. Però stavamo parlando di Brianza Acque, della validità di quella delibera, io ero rimasto fermo lì. Sì, però lui diceva, perché poi adesso per dare validità, una sorta di validità a Brianza Acque, occorrerebbero operazioni di retrocessione di quote, fusioni, accorpamenti. E Marco giustamente diceva, però bisogna passare nei consigli comunali. Deve ritornare di primo livello, e per cui deve passare. Ma io sono rimasto fermo al discorso della validità della delibera, diciamo, di affidamento. Sì, la delibera di affidamento. Questa cosa qui non è stata ancora discussa, poi dico. Effettivamente. Sì, diciamo che nell'ambito della. La delibera, appunto, perché Brianza Acque sostanzialmente non può essere il soggetto deputato alla gestione, oltre ai motivi che abbiamo già visto, c'è anche una problematica che l'ATO è stata costituita da poco tempo come azienda speciale, che quindi deve fare tutte le sue attività. A questo punto deve essere l'ATO che conferisce effettivamente a Brianza Acque, l'ATO che è un'azienda speciale deve conferire a Brianza Acque come l'attività di gestione del sistema idrico. Il problema è che in questo momento non lo può fare perché Brianza Acque non ha i requisiti, evidentemente, no? Quindi sostanzialmente dimentichi. Ma diciamo che io questa delibera gliela conferita.
comandante appunto a fare. Sì, appunto, gliel'ha conferita, ma in un modo esatto, in modo provvisorio, in modo provvisorio, dandogli tempo ai soggetti esatto di adeguarsi. Quindi in questo momento Preanzacque è legittimamente, diciamo in questi termini, il gestore, però deve praticamente entro breve riuscire ad avere un possiamo dire uno statuto in house e togliersi tra virgolette dal capitale quello che è la presenza privatistica. E i tempi stringono evidentemente, no? I tempi stringono e ci sono da fare tutta una serie di passaggi, chiamiamoli così, azionari, che devono essere approvati dai consigli comunali, perché inevitabilmente il Consiglio di Stato dice ciò sostanzialmente. Quindi praticamente stringendo i tempi, che cosa succede? Succede che vogliono fare delle manovre un attimino bizantine di retrocessione delle quote da parte della Brianzacque nei confronti dei comuni, in modo che i comuni possano avere a sua volta effettivamente quello che viene poi dopo definito il controllo analogo. Ecco, su questi aspetti evidentemente, come possiamo dire, sono piuttosto complicati, ma... Scusa Biagio, ne vuoi parlare dopo tu o andiamo... Ecco, diciamo su come effettivamente viene poi dopo affrontato questo argomento, è meglio affrontarlo successivamente. Io volevo, diciamo, concludere rispetto a quelli che sono le rilievi che sono stati fatti prima in relazione a quello che è il concetto della tariffa e il concetto della possibilità poi dopo di fare investimenti. Ora, il discorso, la confusione che abbiamo visto con tutta una serie di soggetti patrimoniali e soggetto erogatore, che cosa determina? Che la tariffa è stata divisa sostanzialmente in due: una quota la tiene il gestore, che è la patrimoniale, e una quota la detiene l'erogatore. Ora, la quota che viene retrocessa poi dopo al gestore è una quota pari al 42%, che è stata definita dalla, diciamo, in ambito organizzativo. Questa quota serve per fare gli investimenti, ma in realtà le patrimoniali che abbiamo visto prima, che ce ne sono alcune che per l'appunto non sono conformi sostanzialmente, che cosa succede? Che queste realtà, che poi sono essenzialmente ASML e GSD e ASSP, poi tutta un'altra serie, effettivamente queste patrimoniali che non sono conformi ricevono tutta una serie di denaro, pare il 42% a tariffa, che è enorme, che in parte in questo momento per effetto della sentenza della Corte Costituzionale non dovrebbero nemmeno ricevere, perché la, come possiamo dire, la remunerazione del capitale investito non è più prevista. Quindi in teoria dovrebbe calare un attimino la tariffa, vabbè, ma il calo della tariffa evidentemente non ce l'abbiamo, però significa che hanno più soldi a disposizione. Poi praticamente queste realtà patrimoniali non conformi prendono, diciamo, queste erogazioni, dovrebbero, queste somme di denaro, dovrebbero fare gli investimenti e in parte erogano a sua volta al comune ulteriormente una quota di quello che ricevono. Quindi in realtà una quota importante della tariffa non va in questo momento effettivamente ad essere investita, perché viene ricevuta per esempio da delle patrimoniali, mi riferisco a GSD che ho visto il bilancio recentemente, no, è ad ASML, scusate, ho visto bene, che ha un dipendente praticamente, ha un dipendente, quindi è un CDA, sì, quello è ovvio, perché è una SBA per l'appunto, ha un dipendente solo, è un CDA, riceve tutta una serie di remunerazioni. Ovviamente una quota le usa per pagare gli investimenti, per pagare gli interessi passivi, una quota andrà evidentemente a pagare lo stipendio del dipendente, una quota viene retrocessa al comune e l'altra quota viene utilizzata per le necessità evidentemente aziendali. Però siccome questi bilanci, come diceva prima Biagio, abbiamo difficoltà, il bilancio magari ce l'hai, ma poi quando tu dici che 400.000 euro sono spese prestazioni dei servizi e non sai cosa c'è dentro, e io mi immagino che forse qualche cosina effettivamente venga sprecato. Quindi da un'analisi di quello che è effettivamente il ciclo idrico e da come è stata costruita la tariffa, tenendo presente l'intervento della Corte Costituzionale che inevitabilmente dovrebbe far diminuire quello che è la tariffa idrica, se effettivamente ci fosse una gestione, come possiamo dire, con un unico gestore
quindi accorpando le patrimoniali, tutte, conformi o non conformi, inevitabilmente si otterrebbero dei benefici dal punto di vista organizzativo e anche da un punto di vista delle, come possiamo dire, dei costi, no? Perché evidentemente i costi tendono a diminuire, perché gran parte di questa tariffa adesso viene spesa in questi rivoli assolutamente privi di controllo, perché se non è possibile esercitare un controllo su quella che è le società patrimoniali, sostanzialmente difficilmente viene effettuato un controllo su quella che è la società di erogazione, che è di riflesso evidentemente, ma anche nell'ambito della società patrimoniale abbiamo visto come in GSD per esempio il bilancio sia stato approvato con un anno di ritardo. Quindi ciò significa che, per rispondere alla domanda iniziale del comune di Varedo e dell'impianto di depurazione, all'interno della tariffa, se fosse effettivamente il sistema gestito in un modo assolutamente corretto e più lineare, con una logica di trasparenza soprattutto e di programmazione, effettivamente ci sarebbero tutta una serie di risorse per fare una serie di investimenti senza nemmeno praticamente coinvolgere, come dicevamo prima, con queste operazioni o il privato, o andare a fare una richiesta sostanzialmente di prestito o quant'altro alle banche, impegnando tutta una serie di funzioni all'interno delle aziende, evidentemente esponendo quello che potrebbe essere il patrimonio idrico al rischio di vedere poi dopo essere sostanzialmente pignorato, ecco, un'ipotesi assurda. Ecco, diciamo che all'interno della tariffa, senza ombra di dubbio, in questo momento ci sono sicuramente delle ombre. Una delle ombre che ci sono all'interno della tariffa è che, come dicevo prima, praticamente quando è stata, e qua getto un'ombra, diciamo così, sulla legittimità di tutti questi comportamenti, quando è partita, diciamo, il rinnovo tariffario di cui ho parlato, il rinnovo, diciamo, di questo settore di cui ho parlato all'inizio, e le aziende erano, diciamo, con poche risorse, si era detto: se facciamo partire il piano d'ambito e voi vi unite, noi facciamo partire la tariffa nuova, diceva l'ATO praticamente. E cosa è successo? Che le tariffe sono state addirittura fatte partire con effetto retroattivo, cosa che sia, come possiamo dire, l'Ecoviri, che era l'ente che deve controllare le risorse idriche, sia il Consiglio di Stato, aveva detto che assolutamente non era corretta. Nonostante tutto questo, quindi due pareri assolutamente di autorità importantissime, nonostante questo era stata fatta partire la tariffa in modalità, diciamo, con effetto retroattivo. Ecco, per quale motivo? La scusa è sempre quella che si diceva prima, la scusa è sempre quella che bisogna raccogliere risorse per fare effettivamente questi investimenti. Il problema è che le risorse, se si riducono gli sprechi effettivamente, e si fanno le cose, come possiamo dire, seguendo una determinata logica, effettivamente le risorse ci sono, solo che devono essere effettivamente impiegate nel modo corretto. E per ritornare poi dopo al concetto iniziale, come si fa a impiegare in modo corretto? Inevitabilmente, per impiegare in modo corretto, bisogna seguire quelle che sono le procedure. Se qui già noi le procedure in Brianza non le stiamo seguendo nel modo corretto, perché non affidiamo, diciamo, all'ente controllato direttamente, non passiamo dai consigli comunali eccetera, è ovvio che se partiamo già dalle premesse sbagliate, ora che arriviamo alla fine, qualche altro disastro probabilmente lo andiamo a realizzare. E quindi a questo punto è importante che tutti i passaggi vengano fatti in modo assolutamente legittimo, seguendo quella che è la normativa, secondo quello che prevede la normativa. Altrimenti, inevitabilmente, come possiamo dire, se noi diamo spazio a comportamenti poco coerenti con la legittimità, poco coerenti con quello che dice la norma, è ovvio che persone magari prive di scrupoli potrebbero evidentemente fare delle operazioni avventate e con questo sistema precludere negli anni a venire delle operazioni
più trasparenti e che possano effettivamente arrivare a dare il controllo da parte della cittadinanza su quello che è la risorsa idrica, che evidentemente deve essere un bene che appartiene a tutti noi sostanzialmente. Ecco, questo è un attimino il quadro.